Euroregione News. Differenze in Europa e in Euroregione. Aree senza confini, senza limitazioni per la circolazione, con una moneta unica per tutti, ma con diverse potenzialità negli Stati membri, spesso a danno dell'Italia. All'europarlamentare Isabella De Monte, componente della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, abbiamo chiesto quando potremo avere prezzi simili a Slovenia, Croazia e Austria anche da noi. Ma l'Europa sarà davvero in chiave, diciamo, gli Stati Uniti d'Europa quando ci sarà anche una rinuncia da parte degli Stati membri della propria sovranità. Fin tanto che noi avremo una diversa fiscalità, fin tanto che avremo una diversa condizione, diciamo, di costo del lavoro, ma anche in termini energetici, tutto quanto attiene a un'attività produttiva, allora è chiaro che questo obiettivo è ancora lontano. Abbiamo Carinzia, Austria e Slovenia appunto abbastanza di sotto, ad esempio, del costo del carburante rispetto all'Italia, di questo si è discusso tantissimo, però sappiamo bene che in base ai meccanismi dell'Unione Europea è anche sempre difficile, comunque complesso intervenire, però dobbiamo tenere sempre presente che l'obiettivo finale è quello e in tal senso dobbiamo lavorare. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.